Un laboratorio di musica a distanza con la produzione di un video, in sintesi un esperimento pilota al Liceo Galileo Galilei di Piedimonte Matese, molto impegnativo, non poteva sottolineare in modo migliore la giornata del 25 aprile. In diretta telefonica abbiamo la dirigente scolastica Bernarda De Girolamo che ci racconta come nasce l'idea. Preside, l'idea nasce ovviamente per l'emergenza sanitaria, ma è stato un lavoro di coordinamento dell'istituto molto complesso, ci dicono, poi prontamente ripagato. Sì, buongiorno a tutti e grazie per questa intervista. La nostra scuola, anche in questo momento di emergenza sanitaria, sta mettendo in essere tutto ciò che è necessario per avere i nostri studenti vicino a noi. In questo momento storico particolare ci costringe a vivere distanti l'uno dall'altro, ma diventa importante far sentire l'appartenenza alla stessa comunità scolastica. È importante non far spegnere la creatività dei nostri studenti. La collaborazione tra studenti è da sempre il modo più efficace per apprendere. Per cui questo tassello importante della didattica viene quotidianamente realizzato nella didattica a distanza posta in campo sin dai primi giorni dalla nostra scuola. Tutto questo attraverso azioni finalizzate a garantire ad ogni studentessa e ad ogni studente sì il diritto prioritario alla salute e ancor più il diritto allo studio, che è un caposaldo della nostra Carta Costituzionale per assicurare così il futuro di ogni cittadino. Non c'è futuro senza la conoscenza della nostra storia. Il 25 aprile ricorda la fine della Seconda Guerra Mondiale, la liberazione dalla dittatura fascista. In ogni momento storico la musica è riuscita sempre ad unire tutti ed anche in questa circostanza di distanziamento sociale ci ha provato e penso che il Liceo Galileo in qualche modo ci sia riuscito. Preside, mi scuso se interrompo, volevo chiedere in che cosa consiste esattamente il progetto, se possiamo essere un poco più sintetici. Sì, il progetto cerca di mettere insieme la scienza, la coscienza e il buon senso per la realizzazione in questo momento, in questo esperimento di musica a distanza che rappresenta un esempio dell'universalità del linguaggio musicale canoro, che congiunge tutti noi in un abbraccio virtuale e solidale. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello, di tenere uniti tutti i ragazzi attraverso ed è stato realizzato attraverso registrazioni a distanza, ognuno nelle proprie abitazioni, ed è stato fatto un lavoro certosino da parte dei docenti nella ricomposizione di questo video per lanciare questo messaggio che anche se a distanza la scuola c'è e tiene uniti i ragazzi tutti e sta fornendo il supporto soprattutto ai ragazzi meno fortunati, ai ragazzi che hanno bisogno, che soffrono ancora di più di questo distanziamento sociale, tant'è che nella parte finale del video si vede bene come ci si è riusciti attraverso questo laboratorio a tenere uniti i ragazzi con il sorriso e con la speranza sicuramente di poterci riabbracciare. Presidente, l'ultima domanda. Secondo lei seguiranno altre esperienze analoghe? In breve? Sicuramente si sta già lavorando a un'esperienza del genere ed è praticamente il completamento di un percorso che stanno portando avanti i ragazzi della quarta A dello scientifico e che a distanza stanno portando avanti dei progetti extracurriculari che l'extracurriculare più che mai in questo momento di distanziamento sociale riesce a tenere uniti ed impegnati i ragazzi con una maggiore attenzione e maggiore senso di responsabilità. Abbiamo dei ragazzi meravigliosi che io voglio ringraziare prima di tutto loro per come stanno seguendo con assiduità le lezioni, ma voglio ringraziare soprattutto il corpo docente. Bene, non ci resta che vedere il video, io la ringrazio per essere intervenuta e le auguro buon lavoro.